Grazie agli organizzatori per avermi invitato a parlare di questo tema che è a me caro e ritengo attuale. La radioterapia di salvataggio è l'unica opzione terapeutica potenzialmente curativa nei pazienti che presentino una recidiva biochimica dopo prostatectomia radicale. Ma a tutt'oggi le probabilità di successo definitivo, inteso come azzeramento perdurante negli anni dopo radioterapia di salvataggio, non eccedono il 50-60% dei casi. Le cause le abbiamo in parte già viste: la inadeguata selezione pazienti, quindi l'invio inappropriato alla radioterapia di salvataggio di pazienti nei quali la recidiva biochimica sia espressione della malattia metastatica, la tardiva indicazione alla radioterapia, abbiamo parlato appunto della serie dell'Università di Berlino che segnala migliore outcome per pazienti con PSA inferiore o uguale a 0,28 alla radioterapia. Tengo a precisare che il most informative cutoff di ogni serie è figlio dei PSA contenuti in quella serie. Se io ho una serie in cui i miei pazienti hanno un PSA che va da 1 a 10, troverò un cutoff tra 1 e 10. Queste due situazioni però non giustificano una percentuale di fallimento terapeutico che, dicevamo, è dell'ordine del 50%, non giustificano da sole. Dobbiamo quindi interrogarci circa la possibilità che pazienti che sono stati correttamente e in modo sufficientemente tempestivo avviati a trattamento di salvataggio non guariscano. E se non guariscono, probabilmente dobbiamo interrogarci circa l'inadeguatezza delle dosi, dei volumi di radiazione e dobbiamo chiederci se in qualche caso selezionato non convenga abbinare alla radioterapia dei trattamenti sistemici per lo più di tipo ormonale. Per quanto riguarda le dosi, noi radioterapisti come comunità in generale siamo fermi alle indicazioni oramai datate dell'ASTRO del 99, in cui venivano raccomandate dosi dell'ordine di 64-66 gray. Solo in tempi più recenti qualche gruppo ha provato su base retrospettiva a indagare un possibile beneficio di una moderata dose escalation a 70 gray, come è quello che hanno fatto i colleghi dell'Università di Stanford. I colleghi dell'Università di Stanford, sulla base di questi dati, hanno postulato un modello radiobiologico in accordo al quale è lecito attendersi una riduzione del rischio di recidiva biochimica dell'ordine del 3% a 5 anni per ogni gray erogato al letto prostatico. Parliamo di radioterapia postoperatoria. Quindi, se io aumento di 3 gray la dose al letto prostatico, mi devo attendere, secondo questo modello, una riduzione del rischio di recidiva biochimica a 5 anni dell'ordine di quasi 10%. In accordo a questo modello, la Mayo Clinic pubblica 2 anni fa una serie in cui, passando da dosi dell'ordine inferiori a 64 a dosi superiori a 66 gray, si osserva una significativa riduzione del rischio di recidiva biochimica dopo di fallimento terapeutico dopo radioterapia di salvataggio, anche se questo beneficio, vedete, si conferma solo per i pazienti con PSA alla radioterapia superiore a 0,6. Qual è il messaggio di questo lavoro? È vero che valori di PSA alla radioterapia più alti possono segnalare la presenza di malattia già micrometastatica fuori dalla pelvi, ma è anche vero che forse sono solo i pazienti con il tumor burden locale maggiore che beneficiano di una moderata dose escalation. Per bassi volumi tumorali forse sono sufficienti dosi anche meno elevate. A San Raffaele abbiamo recentemente analizzato un possibile impatto di una dose escalation al di sopra dei 70 gray, questi sono dati non ancora pubblicati, e analizzando 147 pazienti node negative su un sampling linfonodale di 12 linfonodi di mediana, abbiamo osservato un miglior outcome per i pazienti trattati a dosi superiori o uguali a 73,8 gray versus coloro trattati a dosi inferiori o uguali a 72 gray, che era anche il most informative cutoff e la dose mediana al tempo stesso di questa casistica. Andando poi a suddividere in modo del tutto arbitrario i pazienti in 3 livelli di dose, a seconda che avessero ricevuto, vedete, più di 75,6, 73,8 o meno di una dose inferiore o uguale a 72 gray, si osserva il confermarsi di una curva dose-risposta. Più le dosi salgono, più la probabilità di un azzeramento stabile nel tempo del PSA aumenta. Vi segnalo questo incoraggiante 85% di sopravvivenza libera dalla recidiva biochimica a 5 anni. Devo anche segnalare che se andiamo ad analizzare i 2 livelli di dose maggiori, ad oggi non si osservi, forse anche a causa dell'esiguità del campione, una differenza statisticamente significativa. Salire con le dosi comporta però per il paziente un prezzo che può essere rilevante in termini di tossicità geniturinaria, non gastroenterica, e vedremo fra un attimo il perché. In questa stessa casistica abbiamo osservato un
raddoppio della tossicità acuta di grado 2 passando dai livelli di dose meno elevati a quelli più elevati e abbiamo osservato, vedete, il comparire di tossicità di grado 3 tardive che non erano presenti in questa relativamente modesta come quanto a numeri di popolazione per dosi di inferiore o uguale a 72 gray. La ragione è semplice, noi sappiamo che il 90% delle recidive locali dopo prostatectomia sono anastomotiche o perianastomotiche, quindi disilludiamoci circa il fatto che tecniche molto sofisticate, tecniche IMRT, quali la tomoterapia o metodiche analoghe, possano aiutarci in questo senso. Queste tecniche sono molto efficienti nel ridurre la dose a livello del retto, a livello delle cavità intestinali, ma noi a livello del collo vescicale, dell'anastomosi, non vogliamo ridurre la dose e quindi la necessità di mantenere alta la dose in questa regione rimane immutata negli anni. In altri termini, la tecnologia evolve, la malattia ricade sempre nello stesso punto. L'altro fattore nella nostra esperienza predittivo di tossicità urinarie tardive di grado moderato severo è risultata essere l'età superiore ai 71 anni. Tra l'altro, la dose escalation di per sé potrebbe non essere sufficiente. In una serie abbastanza recente dell'Università di Ghent, in cui sono stati trattati 87 pazienti su sola loggia prostatica, fino adesso abbiamo parlato di sola loggia prostatica, a dose di 75.6 con IMRT, gli autori segnalavano a 3 anni la presenza già di 1/3 di pazienti che avevano presentato un fallimento terapeutico e in un più recente update la percentuale di fallimento terapeutico a 5 anni è molto vicina al 50%. Quali sono le, salta all'occhio una differenza tra la loro casistica e la nostra. I nostri pazienti erano tutti PN0 su una mediana dei 12 linfonodi. Nella loro casistica hanno il 41% di pazienti non sottoposti a linfadenectomia e anche gli N0 lo erano su una mediana di 5 linfonodi. Questo introduce il secondo punto della nostra discussione odierna, cioè la possibile inadeguatezza, in alcuni pazienti, magari non in tutti, dei volumi di radiazione. Su base retrospettiva, questo è l'unico lavoro oggi pubblicato che abbia segnalato un vantaggio derivante dalla cosiddetta wall pelvis radiotherapy, radiazione profilattica estesa all'area linfonodale pelvica, in una coorte di 160 pazienti trattati con radioterapia adiuvante o di salvataggio. Questo l'abbiamo analizzato anche noi a Sarafede recentemente, abbiamo valutato come se vi fosse un vantaggio nell'associare la wall pelvis radiotherapy a una radioterapia ad alta dose e in una coorte di 204 pazienti node negative, in effetti l'irradiazione della profilattica dell'area linfonodale pelvica in associazione a radioterapia ad alta dose sulla loggia prostatica produce un delta del 12% in termini di riduzione del rischio a biochimico a 5 anni. E cominciano a comparire lavori di questo genere. Questo è il terzo lavoro dell'Università di Nijmegen che segnala come i pazienti che sperimentino una recidiva biochimica dopo prostatectomia radicale, pazienti che vengono sottoposti a una risonanza magnetica che utilizza come mezzo di contrasto un contrasto dotato di un forte linfotropismo, sono le ultra small particle of iron oxide, sia possibile reperire linfonodi positivi nel 72% dei pazienti. Questa percentuale scende al 62% se analizziamo solo i pazienti con PSA inferiore a 1 al momento dell'esame ed è del 68% nei pazienti PN0 indipendentemente dal valore di PSA al momento dell'esame. Quindi in questo lavoro non viene detto, ma in lavori precedenti gli autori descrivevano la presenza di metastasi linfonodali già lombo-aortiche nel 20-25% dei pazienti. Questo vuol dire che nel rimanente 75-80% le adenopatie sono confinate allo scavo pelvico. Questo induce gli autori, c'è anche Macroce, che sappiamo essere un fautore dell'irradiazione dell'area linfonodale pelvica, a fare un'affermazione piuttosto forte. Questi pazienti ben difficilmente saranno curati con una radioterapia limitata alla sola loggia prostatica. Infine, il ruolo dell'ormonoterapia. Il ruolo dell'ormonoterapia è stato oggetto, il possibile vantaggio di un ruolo dell'ormonoterapia neoadiuvante e o adiuvante alla radioterapia, è stato oggetto di una decina di lavori, tutti retrospettivi, tutti dotati di scarsa numerosità, di modesti follow-up e tutti caratterizzati dall'aver indagato il possibile impatto dell'ormonoterapia in associazione a una radioterapia confinata alla sola loggia prostatica e a dosi mai superiori a 70 gray. Tutti questi lavori hanno indicato un vantaggio a favore del trattamento combinato, come questo lavoro dell'Università di Stanford, in cui i pazienti trattati con 2 mesi di terapia neoadiuvante e 2 mesi di ormonoterapia adiuvante presentavano un clinical outcome
migliore rispetto ai pazienti trattati con sola radioterapia, o questo dell'MD Anderson, del Fox Chase, in cui 2 anni di ormonoterapia adiuvante associata a una radioterapia su sola loggia alla dose di 70 gray conferiva un vantaggio, anche in questo caso statisticamente significativo, ma vedete che in tutto si parla di 71 pazienti. Nella nostra esperienza noi credo siamo i primi che abbiano indagato il possibile beneficio derivante dall'associazione dell'ormonoterapia neoadiuvante e adiuvante a una radioterapia ad alte dosi, e l'impatto della terapia neoadiuvante è risultato di significato appena borderline, mentre nessun beneficio è emerso dall'abbinare l'ormonoterapia, anche ove siamo andati a analizzare i pazienti che avessero ricevuto ormonoterapia per almeno 1 anno, che era il most informative cutoff che ci è stato indicato relativamente alla durata ottimale dell'ormonoterapia. Dicevo, anche confrontando i pazienti che avessero ricevuto ormonoterapia per almeno 1 anno versus coloro che avevano fatto solo radioterapia, non emerge alcuna differenza significativa. Quale può essere la chiave di lettura di questo riscontro? Potrebbe essere accaduto che una moderata dose escalation abbia ridotto la necessità di quel sinergismo d'azione ormoni-radioterapia che invece è emerso sino a qui in pazienti trattati con dosi di radioterapia medio-basse. Alle stesse conclusioni sono giunti recentemente i colleghi del William Beaumont Hospital, che in un subset di pazienti arruolati in un protocollo di radioterapia radicale, quindi con prostata in sede, in un protocollo di dose escalation, non hanno riscontrato alcun beneficio per nessuno degli endpoint clinici analizzati derivanti dall'aggiunta dell'ormonoterapia. A onor del vero, però, ci potrebbe essere un'altra spiegazione. Abbiamo detto che nella nostra esperienza la durata mediana dell'ormonoterapia è stata di 1 anno. È emerso nel corso di questi giorni, è stato ricordato, un dato emerso in passato, come in associazione alla radioterapia con intento radicale l'ormonoterapia debba essere di lunga durata. Lo studio ERTC 6 mesi verso 3 anni, che si proponeva di dimostrare la non inferiorità dei 6 mesi, noi sappiamo ha fallito il suo endpoint. Quindi gli autori raccomandano ormonoterapie di durata lunga, 2-3 anni. E in effetti in questo studio single arm, in cui 4 istituti, 2 statunitensi, 1 neozelandese e 1 canadese, si sono accordati per trattare per un certo periodo di tempo i loro pazienti tutti allo stesso modo, tutti radioterapia sulla sola loggia prostatica a dosi che possiamo considerare basse, 60-66 gray, ma associando ormonoterapia per 2 anni, questi colleghi, con un follow-up mediano di 6.4 anni, ci indicano un rischio di recidiva biochimica a 5 anni che non raggiunge il 10%. Quindi questo è un risultato molto lusinghiero. Mi rendo conto che sia una speculazione, ma si potrebbe quasi evincere da questi dati che noi abbiamo 2 scelte: o saliamo con le dosi e non diamo l'ormonoterapia, oppure se non ci fidiamo, non abbiamo la tecnologia sufficiente per aumentare le dosi, possiamo vicariare la dose escalation dando un'ormonoterapia che però deve essere prolungata. La penultima le risposte a questi studi, a questi quesiti, verranno da questi studi. Questo ne è un esempio, lo studio RTOG, in cui si confronta un trattamento standard, solo loggia prostatica, 64-70 gray, versus un trattamento standard più un'ormonoterapia short course, 2 mesi di neoadiuvante, 2-4 mesi di adiuvante, versus questo stesso schema più irradiazione profilattica dell'area linfonodale pelvica, a una dose che molti di noi radioterapisti ritengono inadeguata, 45 gray. Vi prego di notare come non vi sia un braccio che indaga la sola irradiazione profilattica dell'area linfonodale pelvica. Questo è il motivo per cui insieme a Vittorio Vavassori e a Sergio Villa ci siamo fatti promotori di questo studio randomizzato di fase 3, che si propone di indagare un possibile beneficio derivante dalla wall pelvis radiotherapy in associazione a radioterapia di salvataggio. In questo studio non è previsto l'uso di terapia ormonale. I pazienti devono essere pazienti PN0 indipendentemente dal sampling linfonodale, devono essere ormono-naif da almeno 12 mesi, devono avere un PSA alla radioterapia non superiore a 1. Noi ci proponiamo di dimostrare un vantaggio maggiore o uguale al 12% a favore a 3 e auspicabilmente a 5 anni in termini di riduzione del rischio di recidiva biochimica a favore del braccio sperimentale, la dimensione campionaria per un errore alfa standard del 5%, una potenza dello studio del 90%, è stata stimata in 280 pazienti per braccio. Questo studio è stato attivato a Milano San Raffaele, alle Gavazzini di Bergamo, a Candiolo, a Udine, ed è in corso di valutazione dal Comitato Etico dell'INT di Milano,
chiunque fosse interessato a partecipare a questo studio è ovviamente ben accetto, sarà benvenuto. Chiediamo solo che sia stata implementata la tecnica IMRT, perché per quei pazienti che vanno alla wall pelvis radiotherapy è doveroso utilizzare l'IMRT. L'ultima diapositiva, la penultima diapositiva, mi è stato chiesto di prendere in considerazione il ruolo dell'ipofrazionamento. Ci sono tre studi, questo è quello di numerosità più marcata, hanno dimostrato che l'ipofrazionamento è fattibile, 65 grey, 26 frazioni da 2.5 grey frazioni sono uno schema dalla tossicità acuta e tardiva più che accettabile. In conclusione direi che i dati preliminari ma retrospettivi indicano che una moderata dose escalation a dosi superiori uguale a 60 gray riduce il rischio di un fallimento terapeutico dopo radioterapia di salvataggio, ma a prezzo di un aumento che può essere anche significativo della tossicità geniturinaria. Allo stesso modo, l'irradiazione profilattica dell'area linfonodale pelvica, soprattutto se erogata con tecniche IMRT, dovrebbe darci un beneficio clinico a prezzo di un aumento di tossicità veramente risibile. L'ormonoterapia sembrerebbe migliorare la biochemical relapse free survival se associata a radioterapia a dosi standard, ma questo suo ruolo va comunque confermato in studi prospettici che ne confermino il ruolo e la durata ottimale, soprattutto in associazione a radioterapia ad alte dosi. Un moderato ipofrazionamento è fattibile con un profilo di tossicità assolutamente paragonabile a quello di trattamenti a frazionamento convenzionale. Grazie. Grazie Cesare, penso che tu abbia efficacemente dimostrato come non basta quindi porre una corretta indicazione ad una radioterapia di salvataggio, ma noi radioterapisti dobbiamo sforzarci di adattare nel singolo paziente in base alla sua storia clinica, che non è solo il presente, cioè il momento in cui ci viene affidato, ma che in qualche modo deve tener conto anche del passato remoto del paziente, quindi tutti i dati che derivano dalla prostatectomia, incluso la presenza o meno di linfadenectomia e l'adeguatezza o meno dei linfonodi asportati, cosa che credo valga sempre la pena di sottolineare. Prego. Allora, naturalmente tu hai preso in considerazione la radioterapia della recidiva. Certo. Se ho capito bene, il messaggio è che l'associazione dell'ormono con l'incremento della dose potrebbe non avere quegli effetti benefici che invece ha con la dose standard dei 6 gray. Chiedo scusa se esco un attimo fuori tema, ma uno dei lavori che tu hai portato, quello di Beaumont, faceva riferimento a una radioterapia primaria, non a una terapia della recidiva, è corretto? In cui si diceva che l'incremento della dose poteva anche in quel caso non beneficiare del sandwich con ormono. È corretto? Uno di quei lavori dei quattro. Insomma, cioè, la domanda è questa: siccome una delle pochissime cose che abbiamo imparato è che la radioterapia nell'alto rischio deve essere associata al sandwich di ormono, l'incremento della dose anche nel trattamento primario potrebbe non beneficiare. Quello studio, lack of benefit, riguarda pazienti trattati con radioterapia radicale nei quali l'associazione dell'ormonoterapia non ha prodotto, associata alla dose escalation, alcun beneficio in termini di rischio recidiva biochimica locale, metastatica e di overall survival. Quindi l'ormonoterapia associata alla radioterapia, seppur radicale, seppur ad alte dosi, non ha migliorato. Quello è il... Spazio ancora per una domanda. Cesare, ma una delle critiche che è stata fatta per anni ai primi studi, al 76-10, quello di Backshaw 25 anni fa sulla irradiazione dei linfonodi, era che 50 gray, 45, 48 seconda o 50.4 da soli non riescono a sterilizzare eventuale malattia linfonodale, no? E che quindi l'associazione con l'ormonoterapia per il debulking, per la riossigenazione fosse, come sai dai discorsi di Roach, una premessa, non dico essenziale, ma da provare, no? Com'è il tuo pensiero su questo? Perché o si pensa di incrementare la dose sui linfonodi in maniera sterilizzante,
Oppure, cioè, credo che ci esponiamo come quota radioterapica a possibili critiche, credo almeno, volevo sapere, non abbiamo mai parlato nel dettaglio. Ma... Ne abbiamo parlato ieri sera a cena con Vittorio, con Sergio Villa, con Pippo Sanguinetti. In effetti, visto che lo studio è appena partito, potrebbe valer la pena, abbiamo arruolato 30 dei 600 pazienti che ci servono, potrebbe valer la pena di emendarlo sin d'ora proprio in questo senso, poiché molti di noi fanno... dosi sui linfonodi dell'ordine dei 54 gray con un profilo di tossicità assolutamente sovrapponibile a chi utilizza o a quando utilizzavamo i 50 gray, e questo potrebbe essere l'impulso effettivamente per un emendamento al protocollo. Potrebbe essere, perché qualora non trovassimo un beneficio derivante dalla radiazione dell'area linfonodale pelvica, una delle possibili critiche e una delle possibili rimorsi nostri potrebbe essere quello di non aver utilizzato dosi sui linfonodi maggiori. Accolgo questa critica, questo suggerimento. Solo una cosa, non voleva essere una critica, perché tu sai che c'è una riflessione. No, perché c'è una filosofia di pensiero mossa dalla Silvia Formenti a New York sugli effetti a distanza immunomodulanti della radioterapia da sola, per cui per me il protocollo ha un razionale chiaro, no? Ma io voglio sapere il tuo pensiero, no? Legato all'ormonoterapia, cioè io non è che sto criticando lo studio, perché potrebbe darci una risposta su un altro fronte, quello di immunomodulazione mossa dalla radioterapia, che sappiamo essere almeno provato nella mammella. C'è un aspetto ulteriore, tu sai che c'è chi ipotizza che il beneficio derivante dalla radiazione dell'area linfonodale pelvica sia in realtà mediato da un ipogonadismo indotto dalla radiazione che arriva ai testicoli, l'ipogonadismo, e quindi questi pazienti, pur non facendo ormonoterapia, di fatto hanno un assetto da androgeno deprivati. Non è questo lo stiamo indagando. Okay. Io ringrazierei tutti i relatori, siamo costretti a chiudere la tavola rotonda. Le ringrazierei.